Quando vai via non viene. Allora, abbiamo il capitano di villaggio. Allora, capitano, come si mette questo palio? Questo palio è abbastanza interessante. L'otto dei cavalli è bello alto e nulla, si starà a vedere come andrà questo palio. Noi con cavallo sinceramente è stata una sorpresa, ci ha creduto il nostro fantino, io ho creduto in lui e sinceramente ci sta dando delle sensazioni positive. Un palio con dei cavalli veramente, con un bel gruppo di cavalli c'è. Sì, molto molto alto come livello, non c'è una contrada che vedo sfavorita in questo palio, sinceramente sono tutti da poterlo vincere, quindi vedremo le estrazioni, cosa porterà la sorte e poi la finale, che poi ci si gioca tutto lì. Andrea rientra in villaggio dopo la vittoria e la squalifica. Sì. Andrea, era doveroso rimontarlo dopo la squalifica perché ci ha vinto il palio, è un fantino con un carattere molto forte, a me piace, un guerriero lo definirei, che ha paura di pochi rivali in piazza e quindi a me piace così, a me piacciono la gente che combatte in piazza. Un cavallo che ha impressionato in particolare il capitano di villaggio. Senti, all'inizio dell'anno io sono sempre stato un amante dei cavalli piazzati bene, grossi. All'inizio dell'anno, come ti dicevo, sono andato a fiducia con Andrea, che lui ha detto credi in me e credi nel cavallo. L'ho visto in queste prove, ha preso una partenza dietro l'altra sempre meglio, e il cavallo sta crescendo su queste prove e vedremo. Sinceramente siamo nella media, non vedo a oggi un cavallo estremamente superiore a parte la coppia da battere, logicamente, che viene da due pali vittoriosi, però per il resto non vedo cavalli al di sopra di noi, siamo della partita. Grazie e bocca al lupo. Vai. Di spalle. Allora, Andrea Essa, fantino di villaggio. Andrea, come lo vedi questo palio? Ma senti, lo vedo come sempre, che bisogna sempre che tutti tiriamo a vincere, quindi tutti ci proviamo e sicuramente non è facile, c'è dei bei cavalli, però come sempre noi ci proviamo, vediamo un po', sai, Bientina è una pista un po' particolare che ci vuole anche un pizzico di fortuna. E vediamo, dai, c'è un cavallo esordiente, un cavallo un po' particolare che tanto ormai la gente conosce, però ecco, c'ho fiducia in lui e cerchiamo di portarlo avanti e via, niente. Quello è proprio una tua creatura, l'hai sistemato te quel cavallo lì, ci vedi tanto. Quel cavallo sì, è stata una scommessa, io dico sempre che non mi confondo più con questi cavalli che ci hanno problemi, ecco, però alla fine poi vengono lì, si comprano sempre, ecco. Dai, qualche soddisfazione ha già iniziato a darmela. Secondo me è un cavallo da palio, che comunque sia, ha iniziato l'anno scorso, diciamo, a fare la provincia. Quest'anno ha migliorato, ha già vinto il palio di Monticciano e portiamolo avanti così. Senti, a parte San Vittorio, ormai è il reuccio di Bientina, qual è il cavallo che ti ha colpito di più? Mai colpito, no, io li vedo tutti abbastanza bene, anche quello di quattro strade oggi stasera mi è piaciuto, brillante a partire, cavallino preciso, c'ha già esperienza, ecco, sicuramente la coppiata Walter Pugedo e Sciamera, ecco, c'è da dirgli poco, che c'è da dirgli, è un fantino esperto in questa piazza, la cavallina è una cavallina precisa, insomma, però poi ecco, non è che abbiamo paura di nessuno, tanto sono tutti da battere, tutti pensano a me, io penso a quell'altro, quindi non è che c'è da fare pronostici al palio di Bientina, perché c'è da passare la batteria, c'è da fare la prima cura, che quella sarà quella più complicata, perché ha visto chi monterà un po' cavalli inesperti ti può girare bene come puoi andare a dritto e insomma vediamo, dai, diciamo che questo palio lo possono vincere tutti. Bene, in bocca al lupo.
Bene, sedetevi così un po' a tiro, va! Pizzo Mangini, Capitani, un po' facendo, abbiamo messo a tiro. Oh, vai al civettino lì, ci faranno un pochino. Camillo, fai una cosa, dal primo all'ultimo devi... Diventa un problema, se no mi piglia. Allora, come si mette questo palio per Cilecchio? Bene, bene, lo vedo positivo, lo vedo un grande palio, combattivo, c'è 9 cavalli al top e c'è da lottare questo palio per vincerlo e noi siamo pronti per fare questo. Tutto. Come ho detto anche all'altro, un palio con tanti cavalli, veramente questa volta non è retorica, ma veramente ce ne sono tanti. Sì, tanti belli, esperti e pronti per vincere questo palio e lottando. E domani sarà un grande palio, secondo me. Senti, ma dice se non vinci ci picchia. A chi lo dicevo, al Fantino o al Capitano? Io penso a tutte e due, sì. Quindi guardiamo, si parla con Sebastiano di vincere questo palio, perché se no ci picchiamo veramente. I cavalli ce l'avete anche voi. Hai scelto su Re... Perché, Seba? Ho scelto Sure, è stata una scelta difficile, molto difficile. Abbiamo scelto Sure, ci dà più garanzie in partenza. Ha dimostrato questo e abbiamo fatto questa scelta. Anche la pallina andava molto molto bene, ho visto, alla Turza. È andata molto bene, infatti fino all'ultimo, ti dico la verità, eravamo indecisi. L'avversaria quanto mi fa paura? L'avversaria mi fa paura quanto le altre, perché tanto anche le altre sono avversarie, quindi non è uguale. Senti, anche a te lo domando, un cavallo ti ha riempito l'occhio, cioè in particolare, a parte... sta vittore ormai è il reuccio di Bientina. Ma no, spero che riempa l'occhio il mio domani sera. Benissimo, un bocca al lupo, grazie. Vuoi dire qualcosa? No. Domani si dice qualcosa, domani. Dai, no. Stasera è presto. Fare il discorso fatti e non parole. Bravo. Grazie, bocca al lupo. Allora, siamo alla forra. Abbiamo Capitano e Fantino. Partiamo dal Capitano, va. Come si mette questo palio, Capitano? Si mette bello caldo, e niente, si aspetta. C'è poco da dire. Siamo qua. Siamo tornati a Bastiano. Sì, Bastiano, siamo tornati, per fortuna siamo tornati a Bastiano perché si cercava continuità di una persona, continuità di una persona fidata e niente, quindi siamo sicuri di Bastiano e quindi abbiamo proseguito su quella strada lì, abbiamo proseguito. Una cavallina nuova, ma c'è un bel gruppo di cavalli davvero, Sì, ma sai, noi si guarda la nostra, poi il resto i discorsi li porta via il vento, noi si guarda la nostra, se... e cerchiamo di far venire sulla nostra, poi il resto andiamo a vedere quell'altro, Come chiarietta minacciosa è questa? No, minacciosa, ci sono contrade che sono quasi alla canna del gas, quindi è giusto che loro debbano premere per poter vincere, noi siamo qui, si va avanti, tranquilli, beati e felici, più di questo... Benissimo, abbiamo sentito questo, Capitano, così tutto. Senti, che intenzioni ha il Capitano, che ti ha detto? Ma ce l'ha giusta, dai Camillo, ce l'ha giusta, dai. Senti, hai preferito Ursella a Urbania? Sì, ho preferito lei a Urbania, è una cavalla che mi sono trovato più positiva di quell'altra, mi ha dato qualche garanzia in più che cercavo, ho preferito lei. Molto bellina, c'ha un bel fisico, Bellina, sì. Ci va bene, gira nel piccolo gli garba. Vediamo un po'. Senti, un cavallo che ti è piaciuto in particolare, che hai visto lavorare? Ursella.
Davvero? Mi è garbata tanto, se no la sceglievo. Senti, Bastiano come sta? Bastiano sta bene. Bastiano sta bene, c'ha voglia di far bene. Si viene da un palio fatto l'anno scorso che purtroppo siamo stati parecchio sfortunati e quindi quest'anno c'è tanta voglia di far bene e di rifarsi e di lasciare un altro ricordo più positivo, dai. Intanto ci si fa vedere per Siena? Ma ci si fa vedere per Siena, Camillo. Io sono venuto a Siena perché in televisione vedevo il palio di Siena e la passione mi è nata per il palio di Siena, quindi sai, ora si pensa al palio di Bientina, si cerca di far bene a Bientina, poi di Siena chi c'è guarderà. Bocca al lupo, grazie. No, la muno. Per l'amor del cielo, le musi dappertutto. Oh, partiamo dal capitano. Ecco. Seduto, se no ho messo mai, ho messo basso. Allora, capitano. Dimmi tutto. Come butta questo palio? Ci siamo. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Ci sta il cavallo, ci sta il fantino. E il palio domani si porta a casa. Se non si dice, si picchia il proprietario a casa. No, no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Anche perché vediamo è bello grosso. Si picchia male. Si picchia male. No, da parte di scherzi, Camillo, siamo davvero. Il cavallo durante l'anno ha lavorato, si è lavorato sopra bene, ha corso tanto, ha vinto. Hai detto anche te ieri durante le prove, ha fatto la tratta, una bella tratta, prove di notte. Il cavallo è pronto, è arrivato pronto per questo palio, davvero. Ce ne sono parecchi altri poi per questa volta, eh? Sì, è un bel palio davvero, perché c'è anche contrade che hanno bisogno di vincere, voglia di vincere, come noi, cavalli pronti, fantini uguale, ma sicuramente non si regala niente, ecco, questo. Quanto c'è di politica a questo palio? Nessuna, nulla, che intendi? Come vedi non c'è una scritta pubblicitaria, non c'è. No, politica paliesca attendo. È un palio. Sono diventati tutti stringati, si fanno per fare aprire. Ora sono intervista a lui, mi sta a pensiero. Marco Vitti, c'è il tuo un amore? Sì. È il secondo palio fa, giusto? Quindi già l'esperienza ce l'ha. Ci state bene nel sì, ma ha corso. Abbiamo corso l'anno scorso, vediamo quest'anno di fare meglio dai dell'anno scorso. Ce lo vedo che lo fa bene, eh? No, sì, va bene. L'hai provato anche poco perché vuoi dire sei no, vabbè, sicuro? L'ho montato tutto l'anno alla fine. L'anno scorso non lo conoscevo il cavallo e quest'anno appunto dal palio dell'anno scorso l'ho montato sempre io, dopo in tutte le corse che ha fatto. Oggi, come dice il capitano, parecchi cavalli buoni. Uno che ti ha colpito un particolare, a parte San Vittore che è a casa sua. Ma guarda, ti dico la verità, sto pensando parecchio per me. Poi degli altri si vede domani, dai. Quello che succede. Il quarzo blu ha vinto il Politano. Eh sì, il mio quarzo blu ha vinto Sardegna. E va bene, l'ho va visto, bene anche quello. Diretta su Bluetooth, l'ho visto, l'ho visto. Sono internazionale, eh sì. Vabbè, insomma, bocca al lupo. Crepe il lupo, Camillo. E qualcosa che non vuol dire niente. Visto che ci intervisti sempre te, ora ti faccio una domanda io. Prego. Chi vedi papabile? Ma vedo papabile, c'è 3 o 4 secondo me che vanno molto bene. A parte San Vittore, Sciamera, Un Amore, Totu Goddu. La stessa sentenza non è andata male. One King, anche se lui un po'. Perché ti ho domandato di avalli? Perché veramente c'è un gruppo di avalli che conterà molto chi gira primo, il primo giro, come si aggiustano. Secondo me, Non condividi. No. Che ci sia cavalli buoni da palio. Siamo tutti d'accordo, ma tanto ne esce uno. Cilecchio su Re. Sì. C'è davvero dei gruppo di cavalli interessanti. È un gruppo di cavalli interessanti. Giusto, Vanni? Bene, allora vi fa un grande in bocca al lupo. Crepi Camillo. Buona serata. Allora, ciao, Vanni. Sì.
E chi non salta è il cilecchino. Oh, 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 oh. Ci può dire, ancora forza, bene capitano, vai. Buonasera, come si mette questo palio per Pianella? Ma bene, si mette bene. Stamani, dopo l'imprevisto di stamani, abbiamo deciso di optare per il secondo cavallo, che è Sentenza, che è andata benissimo. Oggi le prove dimostrano di stare veramente bene, sì, sì. Si promette bene. Cavallo e palio con molti cavalli che possono vincerlo, a parte San Vittore, che forse un passo in più per l'esperienza che ha. Sì, vabbè, chiaramente San Vittore è quello che è, diciamo, il cavallo da battere, il cavallo che ha più esperienza, però io dalla prova di oggi... sarà un bel palio. In effetti la valle è andata molto bene. Sì, sì, noi siamo contenti, siamo fiduciosi. Sarà un bel palio domani. Allora, buonasera. Bene, ci risiamo. Vai finì pronto, dai. Come si mette? Intanto si mette bene, perché dopo il palio dell'anno scorso sono stato riconfermato e sono stato accolto in contrada come uno di loro, e questo credo sia una cosa veramente importante per uno che domani deve scendere in pista e dare il meglio di sé. Hai optato per Sentenza, il tuo cavallo, quello ormai? Sì, cavallo che, come ho detto tutto l'anno, un cavallo in cui ho sempre creduto, non l'ho portato di riserva, cioè non, da una parte speravo nemmeno di usarlo, però purtroppo stamattina è andata come è andata, e comunque mi ha dato dimostrazione che comunque su lui ci posso contare sempre. Senti, ha fatto il salto da valle o ha fatto la partenza di quella prova lì? No, praticamente niente, stavo cercando di metterla sotto il canape, uno degli altri ha dato voce e la cavalla è partita. Senti, forse stavo andando a fare il capitano, c'è un cavallo in particolare che ti ha colpito? Ma un cavallo in particolare mi ha colpito, ci sono diversi cavalli che mi hanno colpito, e c'è il mostro sacro, c'è... e Sciamera, che comunque l'anno scorso ha dimostrato di essere una bella cavalla, e comunque ho visto molti cavalli preparati, cioè comunque si vede che comunque nel corso degli anni i cavalli anche qui iniziano ad arrivare sempre più preparati, e proprio per questo palio sempre più adatti. Magari prima c'era più divarico e ora, come da tutte le altre parti, c'è sempre meno divarico, quindi non c'è mai da sottovalutare nessuno. Bene, un grande in bocca al lupo. Grazie Dario. Sedetevi, va, che ho messo. Facciamo un applauso al sindaco. Allora, siamo qui al centro storico, ci sto il discorso del sindaco, ora parliamo con il capitano e Fantino, circondati da due belle ragazze. Non è per niente, hai visto, ho fatto una bella scelta come dirigenza, sono Mangini. Cascato bene. Però sei Mangini? No, non ci devi. Presidente e vicepresidente. Ah, e Mangini, no? Anche. No, Mangini no. Presidente, chi è il presidente? La Francesca Broci e Mele Barbera, la vicepresidente. Ah, però. Hai visto? Abbiamo fatto male, di la verità, ho fatto una bella scelta. Ma io direi Doc. E per questo palio la scelta com'è? La scelta è stata una bella scelta. Si prevede domani una bella scelta. Con Federico
ci siamo trovati i primi mesi dell'anno, ci siamo subito trovati d'accordo, abbiamo deciso il cavallo insieme, più che altro Federico mi ha consigliato il cavallo Radeschi e poi niente, siamo contenti per il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi per preparare il tutto ciò per domani, che mi sembra che sia una bella corsa, noi siamo competitivi. Bel palio tosto questo, non è retoria, vince davvero parecchi cavalli. Sì, è un bel palio, è vero, è un bel palio. Il palio di Bientina penso sia fra quelli più tosti che ci sia nella zona. Però noi siamo, come ripeto, siamo competitivi. Con Federico è un bravissimo fantino e con Radeschi un bravo cavallo. Penso che la nostra la daremo tutta in fondo. Allora, hai optato per l'esperienza di Radeschi. Sì Camillo, dai, è un cavallo che mi dà tranquillità, mi ci fido tanto, un cavallo che ci ho già fatto qualche paliotto in giro, cavallo che l'hanno preso questi nuovi proprietari, ci si è lavorato abbastanza nel tempo, è venuto avanti tanto, migliorato un po' in tutte le fasi, diciamo, sia la mossa che durante il percorso, cavallo molto preciso, io mi sento bene, sto bene, la contrada è una bella contrada, mi hanno accolto alla grande e sicuramente cercherò di ripagarli al meglio possibile. Senti, questa è una pista che vuol vedere Fantini e cavalli in faccia. E noi siamo a farsi vedere. Anche a te te lo domando, c'è qualche cavallo in particolare da farti riempito l'occhio? A parte San Vittore, ormai lui e sua maestà ha sostituito la grigia Ondina prima, praticamente. Sì, vabbè. Conoscete bene, non dire. Conosce bene, è vero, ragione. Sì, vabbè, sicuramente San Vittorio non ci si inventa niente, è un cavallo che è di indubbia qualità qui dentro. Il cavallo che mi è piaciuto molto è stato quello delle quattro strade, Tottu Goddu. Un cavallo molto 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 svelto e un cavallo preciso, bellino. Bellino, bellino, sì. Bocca al lupo. Crepi. Crepi. Complimenti. Grazie. Del presidente, facciamo il primo piano, il mettere, presidente, guarda che bella, la vicepresidente non è certo da meno, eh? Il bocca al lupo. Che crepi. Grazie. Allora, qui sono già al dolce, capitano, siamo già al dolce, sarà anche un palio dolce? Sì, dolcissimo per noi. Noi siamo tranquilli, ci presentiamo con una accoppiata che ormai Biantina conosce, noi la conosciamo bene, è nostra, quindi siamo tranquilli, siamo soddisfatti di tutto il lavoro che abbiamo fatto, siamo pronti per andare in piazza domani e dire la nostra. Sicuramente il cavallo abbatte. Penso anch'io, infatti quando dico sono tranquillo è perché penso che quell'altro 8 devono avere problemi, io non ce l'ho. Sono tranquillo, domani andiamo, facciamo tutto quello che abbiamo sempre fatto, siamo tranquilli di dare il massimo, siamo contenti di riavere Adrian in contrada e San Vittore, siamo pronti per affrontare questo palio. La contrada con cui tanto simpatici non siamo è di là. Il problema è per loro, io non voglio dire niente, che palio possano fare, sono sicuro, io guardo il mio come ho sempre guardato, cosa faranno quell'altro, non penso che ce ne sarà solo una, penso che ce ne saranno anche altre. Noi andiamo avanti della nostra scelta e della nostra convinzione, senza problemi. Adria, buonasera. Sei il favorito, lo sai, no? Favorito si vedrà domani sera. Paglio è sempre il paglio, però lui, come ho detto d'altra parte, ha sostituito Ondina prima praticamente. Sì, sicuramente, l'aveva già fatto vedere da subito comunque che si era adattato subito alla piazza. Ora, 2 anni fa ha vinto il paglio qui al Pontone, l'anno scorso l'abbiamo visto quello che è stato capace di fare. Diciamo che non è facile, non c'è niente mai facile perché ci vuole anche un po' di fortuna. E il cavallo sta bene, nel senso non è che c'è non c'è bisogno di presentazioni. Certo, e dai, il palio è sempre il palio, no? Però, e te lo domando anche a te, c'è un cavallo che ti ha colpito in particolare?
Ti dico la verità, mi ha garbato tanto il cavallo delle quattro strade. Sì, e poi anche Sciamera comunque è una bella cavalla. Questo, su Re anche, hai visto? Cavalli ci sono, dai, io ti ho detto quelli un po' più conosciuti, ma quello che mi ha garbato di più è quello delle quattro strade. Sì, infatti io ho detto era Turbilò, Cretino, e lo ricollino fra il sole, fra lo spie, poi capirai, uno stavo nel baio, perché quello di proprio l'ho detta grossa. No, era andato bene anche l'anno scorso quel cavallo lì, ma veramente, quest'anno avevo visto anche a Monticiano, ha fatto delle belle corse comunque, l'ho visto meglio dell'anno scorso. In effetti sì, sentiamo anche la dottoressa Guita, va, vediamo se mi riesce, eccola va, come va? Tutto a posto, diciamo che siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno, siamo contenti ovviamente di questo binomio che è cresciuto nel tempo e ci ha dato tante soddisfazioni e speriamo che ce ne dia anche un'altra. Ormai è come un figliolo. Come un figliolo sì, infatti stiamo già pensando quando andrò in pensione, tardi però quando andrò in pensione di fargli fare una bella vita. Benissimo, grazie e in bocca al lupo. Allora, abbiamo detto bene, così viene meglio, Walter. Facciamo parlare al capitano. Capitano, com'è sto padre? Via. Bene. Bene. Stasera siamo tutti entusiasti, domani si viene giù a Bietina e faremo il nostro palio. Ormai alla fine è l'ora lo porti, È tanto che lo sto aspettando, ma sicuramente Walter farà un buon lavoro domani. Poi il palio non è una cosa tanto facile. Tra l'altro un palio con tanti cavalli lo posso vincere davvero e non è per modo di dire. No, ci sono tanti cavalli, ho visto in ordine, tante contrade che sono preparate bene e tante. Sicuramente sarà una bella festa. Ma noi sicuramente domani diciamo la nostra, perché il nostro Walter è carico come una molla. Lui è carico come una molla e noi siamo carichi a pallettoni. Le rivalità come vanno? Com'è? Le rivalità come vanno? Ma le rivalità non abbiamo problemi, noi facciamo il nostro, perché tanto le nemicizie non pagano. Benissimo. Guarda, palio particolarmente difficile. Sì, c'è delle accoppiate, c'è dei cavalli buoni, però no, non mi sento inferiore agli altri. L'anno scorso l'ho perso male, speriamo che domani la finisca bene. Senti, hai puntato con Sciamera un ragazzo rosso, l'hai portato per fare esperienza. Ma sì, lui è un cavallo che ce l'ho al circuito del palio di Siena, è sempre una garanzia averlo di scorta. Sciamera è una cavalla che è un anno che non corre ma è preparata solo per questo palio qua, però sai, a volte può succedere anche qualche cosa, no? Quindi me lo sono portato appresso per qualora qualsiasi evidenza aveva un buon cavallo, però lui lo voglio portare al palio di Siena. Senti, ci sperano tanto, puntano, ormai sono tre anni, giusto, e puntano su di te. Ti senti, può essere l'anno buono? Ma questo è il quarto anno. L'ho sudato tutti gli anni, perché un anno non sono andato in finale, un anno sono andato in finale, sono scivolato la prima curva, un anno sono andato in testa a due giri e mi hanno passato, l'anno scorso uguale, due giri, ora voglio vedere se finisco anche il terzo giro. Insomma dai, qua ci sto bene, è una bella contrada, è quattro anni che vengo, dal prima volta che sono venuta oggi non la riconosco più, è cresciuta molto, molta gente, molti bambini. Dai, bisogna fare di tutto per vincerlo davvero. No, niente, volevo dire che la contrada è che siamo cresciuti moltissimo, grazie anche a Walter, grazie ai nostri musici, grazie ai nostri sbandieratori, abbiamo vinto il gioco dei bimbi in villa, abbiamo vinto i tamburini, questo grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno, più abbiamo questa cavalla che è tutto l'anno che ci stiamo lavorando per vedere se ci porta questa gioia. Poi non ho altro da dire io.
Bocca al lupo. Crepi, grazie. Sempre il lupo. Grazie. Allora, siamo arrivati all'ultima entrata di stasera. La vincitrice dell'anno scorso, Quattro Strade. Capitano nuovo. Buonasera. Buonasera a tutti. Che emozione, mamma mia. Perché che emozione? A 21 anni capitano, fino all'anno scorso ero di là. Il sogno da piccino, poi piano piano essere arrivato qui, è bello, sono contentissimo. Hai un predestinato, ti chiami Nicolas. Sì, infatti, speriamo di far come l'altro Nicolas. Un allora, po' prima. Come si mette questo palio per Quattro Strade? Bene, no? L'avete visto tutti, penso. I cavalli ci sanno, il cavallo ci sa, il fantino pure, penso. Siamo alla grande, siamo da palio, siamo. E l'avversaria? Ce ne abbiamo due, diciamo, ma siamo tranquilli. Io sono tranquillo, loro come sono? Non lo so. Io sono tranquillissimo. C'ha un sorriso, lui un po' meno. Che c'è, Matti? Aspetta, Vitano, un gruppo di cavalli importante, sì. Che possono veramente vincere in diversi. Sì, mi piacciono tanto. San Vittore è un po' nel cuore. Poi Cilecchio mi piace tanto, lo stesso Santa Colomba, Malincuore, ma tanti, quello della Viarella mi piace tanto, bello, sono contento, esce un bel palio. Siamo arrivati a Mattia Chiavassa, come siamo arrivati a Mattia Chiavassa? Siamo arrivati che dalla prima volta che lo vidi a me è sempre piaciuto, quando ancora non contavo niente, poi piano piano da una voce nell'orecchio è diventata la certezza e sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta. Senti, ma questi due mangini che rompono le palle dietro, no? Non li sopporto più, so no. Più come devo fare, no, senza di loro non potrei veramente fare niente. Le ringrazio, Graziano, Nicolas, lo stesso presidente che per lavoro c'è un po' meno, ma tutti veramente, sono felicissimo di rappresentare una contrada del genere. Benissimo, Mattia, Allora Camillo, che mi dici di questo palio? Ma sono contento, motivato, sono in una splendida contrada, mi sto trovando molto molto bene, abbiamo lavorato bene con la dirigenza, con la stalla e col veterinario per arrivare a oggi nel miglior modo possibile e sono convinto di avere le carte in regola per poter fare un grande palio. Quattro volte andava veramente molto bene, io avevo sbagliato un turbino, ma insomma l'ho già detto diverse volte, però mi aveva veramente impressionato, l'ho visto galopparci veramente volentieri e lui già aveva fatto il palio anche l'anno scorso, non male. Certo. Presidente, mi ha oltre sbagliato. No. Sì, mi piace molto il cavallo, mi piace. Ah, io parto, andavo più sicurezza al turbino. Sì, ma mi ha dato più sicurezza, un cavallo comunque ha già corso un palio qua a Bientina e un vantaggio in più, poi mi dà più certezze, ecco. Okay. Presidente, lei vuole dire qualcosa? No, grazie. No. Capitano è quello che conta oggi. Allora non si fa nemmeno parlare, bene. Allora mi pare di farvi un grande bocca al lupo, grazie. Grazie.